Dicevamo, l'amore è da Dio. Molte volte si pensa che l'amore possa essere qualcosa di passeggero. Oggi c'è e domani non c'è. Ho avuto anche modo di constatare, di verificare il vostro amore, come vi amate davvero intensamente, vero Federica, Paolo? E quindi questo amore forte deve essere, come ci ricorda anche il libro del Cantico dei Cantici, forte come la morte, nessuno lo può rompere, nemmeno il fuoco, quando arriva brucia tutto, ma l'amore rimane, una fiamma perenne che non si consuma mai. Questo deve essere il vostro amore, una fiamma viva che alimenta costantemente la vostra vita, le vostre vite. Dicevo la vostra vita perché nel momento in cui direte nella gioia e nella malattia, nella salute, eccetera, prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, diventerete una sola cosa, una sola carne. Grazie di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.